Monte Bianco. E in questo video vi portiamo a fare un piccolo itinerario di un paio di giorni per visitare un po' la Val d'Aosta, ma soprattutto per venire sul Monte Bianco, non solo sulla Skyway, ma proprio sul ghiacciaio. La prima tappa che vi proponiamo è la cascata di Isola, sperando di averla pronunciata quasi correttamente. Si trova vicino alla cittadina di Berro. Già solo il percorso per arrivarci molto carino e panoramico. Eccoci arrivati, guardate che bello! Cinquanta metri. Abbiamo anche l'arcobaleno. Dunque si parlava di cibo, dove andiamo a mangiare? Penso a Berro, perché è già una certa e non è che abbiamo tempo di andare chissà dove. Bene. E eccoci qui nel fantastico Tampi, un ristorantino a Ver molto bello. Virginia ha spaghetti, cacio e pepe, io la tagliata di manzo. Gnam, l'ananas caramellato per Virginia e un ottimo sorbetto al limone per me. La nostra seconda tappa è il lago d'Arpi. Si fa un piccolo sentiero di un'oretta per arrivare a questo bel lago di montagna. Adesso torniamo alla macchina e andiamo alla terza tappa, che è l'hotel. Quarta tappa, mangiare. Ah, la Virgi, che piatto! Incontro caprino praticamente, un piatto veggie finalmente elaborato. E io ho un qualcosa che riguarda il fiume perché è trota. Questo vino è una bomba. Poi ho preso il filetto impanato nel pane e nel lardo. Ma guarda un po' che tartatenca, Virginia. Piaciuta la cena, Virgi? Sì, piaciuta. Molto romantica, e dovete sapere che noi festeggiamo a mezzanotte di stasera 19 anni insieme. Entriamo nel ventesimo, quindi insomma. Pensa come siamo vecchi. Giusto, giusto, un paio di giorni. Pensa come ci amiamo. Adesso ce ne andiamo a dormire perché domani mattina andiamo... Mega experience, motivo per cui siamo venuti qua. Esatto, quindi prendiamo la Skyline e poi andiamo a farci... Skyway. Okay. E poi andiamo a farci un bel giro sul ghiacciaio in cordata. Ciao. Monte Bianco andiamo, perché nessuno l'ha detto comunque. Ah, è vero. Ups. Buonanotte. Buonanotte. Eccoci arrivati sulla punta dello Skyway e ora cominciamo. Ragazzi, che spettacolo! Eccoci al Pavilion. Siamo a fare la stazione intermedia. Gin tonic alpino. Aperitivo alpino. E ci danno anche la robetta da mangiare. C'è anche un giardino alpino in questa fermata, diciamo. In estate parse molto bello, tutto fiorito. Adesso è autunno, quindi probabilmente non sarà al massimo, ma andiamo a vedere. C'è anche un museo. C'è anche un produttore di vini che lascia qui le sue bottiglie a riposare per vedere che effetto fa a stare in quota a riposare rispetto a stare a valle a riposare.
perché non portarvi anche a fare un giretto a Courmayeur? La ricerca di formaggi e vini tipici.